Virtuoso è un software insieme a un prodotto fisico che permette di creare presentazioni o trainings di realtà virtuale senza alcun bisogno di budget enormi oppure di skills particolari. Se tu leggi qualcosa, dopo 2 settimane ti ricorderai il 10% di quei contenuti. Se tu invece stai guardando un video, ti ricorderai circa il 50% dopo 2 settimane. Se invece quel contenuto lo vedi all'interno di un visore della realtà virtuale, tu ti ricorderai l'80%. Quindi qualunque tipo di presentazione, sia essa di vendita, di comunicazione, di anche training, fatto attraverso la realtà virtuale, tu hai un 100% di engagement. Io alle scuole superiori ho studiato inglese, ma mi sono reso conto che l'inglese non era un inglese ben studiato, per cui a 19 anni ho scelto di andare in Inghilterra a fare un corso diciamo di inglese per imparare la lingua. Dopodiché a 20 anni sono andato a Londra per fare la mia prima esperienza lavorativa. La prima startup avevo 21 anni e ho ricevuto 7 milioni di dollari da un venture capitalist giapponese, SoftBank. Bene, 7 milioni a un 21enne si fanno tanti errori. Per me la mia prima startup è stato un disastro dal punto di vista finanziario, ma è stato il mio MBA, è stata la mia palestra dove ho imparato tantissimo, ma veramente tanto. Creare un'azienda in Inghilterra è molto ma molto più facile rispetto che in Italia. Non hai bisogno di grossi capitali e la puoi semplicemente creare in meno di 24 ore. Il costo per aprire un'impresa in Inghilterra è proprio irrisorio, cioè parliamo di meno di 100 euro. In Italia ci sono tanti creativi con tante idee, ma l'innovazione tecnologica stenta un po', diciamo, a prendere il volo, ma non tanto per le persone o per gli strumenti che abbiamo, ma è tanto diciamo per la società che non ha quelle leggi, non ha quell'atmosfera di aprire a nuovi mercati, a nuove concorrenze, a nuovi sistemi di regolamentazione sostanzialmente. Ho tanti sogni nel cassetto, anzi ho tanti cassetti con tanti sogni, ma se te ne devo dire uno è quello di continuare a lavorare o direttamente o indirettamente con quella che è l'innovation tecnologica, ma anche l'innovation sociale, l'innovazione in qualunque campo.